Allora, Sfera, la piega oggi com'è andata? Che ti ha detto? Niente, tanto me l'ho rifatto da Giannina. Ah, l'hai lasciato dal E ti dico, ma parrucchiere? sì, sono dal parrucchiere, tu guarda, invece mi ha fatto male, ti dammi la Giannina. Allora, ragazzi, Buonasera. buonasera. Anche oggi tanti appunti di Sveva, molto interessanti. Ah, meno male. Partiamo dal nuovo album dei Beirut, uscito da pochi giorni, che si chiama Adsel. Il mio commento è niente male. Questo invece è un grandissimo gruppo, si chiamano Huveri, vi faccio lo spelling. HOO, Verona, Empoli, Roma, tre volte E. Il pezzo che ho ascoltato si chiama Point, su Reverberation Records, un grandissimo disco di Alternative. Questo è veramente buono. Ricordatevi, Huveri. Tornano i tedeschi Advance. Vi ricordate, ragazzi, che ascolta il power metal? Forse se li ricordate, un gruppo tedesco non male, che ha fatto uscire un nuovo video che si chiama Dragon Chaser, su etichetta AFM. Sembra la copia di Malmsteen, quindi non serve a niente. Però bravi a suonare, ma non basta solo quello, bisogna anche avere cervello. Come saggia oggi. Mary Timoney, cantautrice nuova, il brano si chiama Domino, su Merge Records, il suo disco si chiamerà Untamed the Tiger, non serve a nulla. Manco questo. Questa serve a niente. Hai detto c'è una bella roba. Secondo me l'unico scopo che potrebbe avere questa signora è fare altro, pulire, che ne so, innaffiare le sue piante nel giardino, non è niente di che. Tornano gli Helmet, vi ricordate gli Helmet, quella band newyorkese di alternative metal? È uscito il loro nuovo album e non è male, fra alternative e Metallica, non è male, lo avremo su CD. Dal Giappone si presentano i Ryujin, con il video Rashin e Pushin, metal melodico, niente di che, sono lontani i tempi dell'Audones e degli Anthem, però Ryujin, chitarrista normale, però non sono pessimi, voto Ma c'è una 5 rossa, dai. e mezzo 6. The Gems, gruppo scandinavo. L'album si chiama Phoenix. Gli lancio un messaggio: ma che avete visto il film Rockstar? Eh? Ragazzi, andate a sentire Psycho, il loro pezzo, e andatevi a sentire la scaletta di Rockstar. Death and Vanilla tornano con un grande disco che si chiama Flicker. Svedesi, anche tutti svedesi non norvegesi, su Fire Records. Questo lo avremo in negozio perché è molto 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 bello, alternative stupendo. Solitamente i ragazzi di colore nel 99% dei casi fanno hip hop. Nello 0,01 Sam Hack Pro, Death by Entertainment. Ascoltatevi questo ragazzo, Sam Hack Pro, non è assolutamente male su Anti Records, come non male è il nuovo singolo dei Caligula's Horse australiani, che si presenteranno a inizio 2024 con il loro nuovo album Charcoal Grace. Non è male, stile Dream Theater, non lo stile particolarissimo. Cambio pagina, cambio lato, cambio Addirittura lato. su doppio facciata. Chiudiamo con un grande nome, Robby Krieger, e qui il 70% di quelli che c'è, chi è questo? Robby Krieger, forse lo avete ascoltato centinaia di migliaia di volte, è il chitarrista dei Doors. Ha formato un nuovo gruppo che si chiama Soul Savages, e si presenterà su Mascot con un album di blues e soul. Ho ascoltato il primo singolo, sembra Santo e Johnny un po' meglio.
con l'organo Hammond delicato, eccetera, eccetera. Questa sarà la settimana dei Beatles, ragazzi. Chiudo con una, soltanto con un avvertimento: il mondo è spaccato in due. Da una parte gli anni 70, che coprono il 20% dell'interesse, dall'altra Taylor Swift e compagnia bella, che coprono l'80%. A sabato, ciao Svela. Ciao, ciao. Ciao, ciao.